sostituzione infissi su vecchio telaio, sì o no? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Quando decidi di sostituire gli infissi, ci sono due strade che puoi prendere. Una, che è quella che fanno la maggior parte dei serramentisti, è di andare sopra al vecchio serramento, o due, di togliere tutto quello che c'era di vecchio e mettere il nuovo infisso al posto di quello vecchio. Ti sembrano due cose abbastanza simili, in realtà c'è una grande differenza. Andare sopra il vecchio telaio vuol dire stringere la luce, quindi se ti trovi, se ad esempio hai delle finestre da un metro, poi ti troverai delle finestre da 90 o da 85 cm, che questo vuol dire avere una casa più buia di quella di prima. Io mi immagino, quando uno cambia i serramenti e spende dei soldi, vorrebbe una soluzione migliorativa rispetto a quella di prima e non peggiorativa. In secondo luogo, mi troverò a avere delle cornici laterali molto grandi, perché dovrò andare a coprire sia il nuovo serramento che quello vecchio, quindi avrò anche qui una situazione più brutta di quella di prima. Quindi cambio i serramenti, spendo soldi, ho la casa più buia e più brutta. Terzo problema è che dovrò fissare un infisso nuovo su un telaio vecchio, e quel telaio lì, che sarà chiuso negli anni successivi, magari potrebbe anche infradiciare, perché se cambi gli infissi magari 30 anni quel telaio lì ce l'ha, potrebbe avere anche 40 se non 50, e col tempo questo telaio potrebbe dare dei problemi anche di infiltrazioni o anche problemi di ponti termici. Non è mai una grande soluzione fissare una roba nuova su una roba vecchia. La soluzione migliore per la sostituzione degli infissi è comunque togliere tutto quello che c'è di vecchio e mettere il nuovo serramento. In questo modo non perderò luce, non avrò coprifili enormi e fisserò il serramento direttamente al muro senza controtelaio. Se invece puoi addirittura fare delle opere murarie, ancora meglio è fare buttare via tutto dal muratore, installare un nuovo controtelaio che nasce appositamente per il tipo di serramento che hai scelto e installare nuovo serramento. Se vuoi consigli su quale strada prendere e su quale serramento utilizzare, e non ti fidi giustamente del venditore che le sta vendendo perché magari tira l'acqua al proprio mulino, ti puoi avvalere della consulenza con Sistema Bisacchi, dove aiutiamo tutti quei clienti che non possiamo servire direttamente, e quindi posso dare dei consigli senza nessun conflitto di interesse su quale soluzione migliore e magari su quale preventivo migliore, su quale preventivo scegliere. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.